Il presupposto di fondo per essere amati è imparare ad amare se stessi. Chi non ama se stesso non è in grado di essere amato da nessun altro, anzi, meno si ama se stessi, più si verrà abbandonati dagli altri. Questo perché attireremo emozioni di abbandono, attireremo emozioni di rifiuto. Come noi rifiutiamo noi stessi, allo stesso modo verremo rifiutati dagli altri. Per cui il presupposto di fondo, ripeto, per essere amati è imparare ad amare se stessi. Ma cosa significa di fatto amare se stessi? Significa entrare in armonia con le proprie esigenze emotive. Si tratta di prendersi cura del bambino che vive dentro di noi. Il bambino che vive dentro di noi ha delle esigenze, che spesso queste esigenze vengono disattese, non vengono prese in considerazione, perché spesso si mettono in atto dei meccanismi di compressione delle emozioni. E quando le emozioni vengono compresse, tendono ad esprimersi in modo autonomo. E quando si esprimono in modo autonomo, è facile che facciano vivere della sofferenza, cioè si aggancino su situazioni di sofferenza, proprio per il fatto che la parte emotiva non distingue bene e male, non distingue piacere e sofferenza. Quindi se noi trascuriamo il bambino che vive dentro di noi, il bambino trascurerà noi e ci sanzionerà attraverso le cose più negative, ci farà vivere situazioni estremamente negative. E tutto questo, questa guerra intestina, comporta una disarmonia. E dove c'è disarmonia non c'è amore, perché avremo delle parti dentro di noi in continua e costante lotta, in continuo e costante conflitto. Come facciamo quindi ad amare noi stessi? Beh, in linea di principio è abbastanza semplice, si tratta di imparare ad ascoltare una parte che normalmente non prendiamo in considerazione. Dentro di noi c'è una parte che esprime costantemente, esprime quotidianamente quelle che sono le sue esigenze e lo fa attraverso il suo linguaggio, lo fa attraverso i comportamenti, lo fa anche facendoci incontrare delle persone che in qualche modo ricalcano la nostra interiorità, cioè la nostra vita esterna è soltanto la proiezione di ciò che abbiamo all'interno, e quindi se all'esterno le cose vanno male, significa che anche all'interno vanno male. Quindi il punto di partenza è un riequilibrio energetico emotivo interno, in modo tale da vivere un'armonia interiore, e vivendo un'armonia interiore, naturalmente si acquisirà la capacità di vivere un'armonia esteriore. Per farlo dobbiamo iniziare a guardarci dentro senza giudicarci, perché non dobbiamo esprimere un giudizio su noi stessi, la nostra parte interiore è una parte che va comunque rispettata, quindi dobbiamo imparare a capirla, ad ascoltarla, a guardarci dentro, a guardarci veramente dentro. Non possiamo pretendere che la nostra parte comunichi attraverso, interiore comunichi attraverso un linguaggio logico e razionale, perché non è la sua lingua, ma dobbiamo ascoltare i segnali che ci dà. Dobbiamo vedere con chi ci fa coinvolgere, renderci conto, sono tutte comunicazioni che spesso indicano frustrazione interiore, che spesso indicano disarmonia interiore. Ecco, partendo da questo punto di vista, quindi da un'analisi interiore, una semplice osservazione delle cose che ci capitano, dei nostri comportamenti, possiamo iniziare a mettere in atto delle modifiche, possiamo iniziare a chiedere, tra virgolette, alla nostra parte emotiva di comunicarci quelle che sono le sue esigenze. E le risposte arriveranno, magari attraverso un sogno, magari attraverso un incontro particolare, magari attraverso una situazione particolare, un evento sincronico, qualche coincidenza significativa, ma qualcosa capiterà. E partendo, se siamo sufficientemente sensibili da cogliere, da capire ciò che è capitato, noi possiamo iniziare quindi a gratificare questa parte, a farcela amica, ad amarla. Nel momento in cui amiamo la nostra emotività, la nostra parte emotiva, questa parte inizierà ad amare noi stessi e l'amore entrerà inevitabilmente nella nostra vita e quindi per essere amati non dobbiamo concentrarci sugli altri, ma dobbiamo concentrarci essenzialmente su noi stessi. Ed appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi sul blog http://www.salutonevip.com. Ciao!